Evidentemente questi ultimi risultati un po' dispiacciono, però io credo che, insomma, da tifosa e da ottimista di natura ancora voglio sperare il meglio. Di positivo ci vedo la squadra, la compagine dei giocatori, quindi spero ancora che quello che ho visto all'inizio campionato possa realizzarsi ancora oggi. La Roma Risponde alle. Roma è la Roma, per me, Roma è la città per me più bella del mondo e i tifosi sono i migliori del mondo, quindi io sono assolutamente di parte, ma anche molto realista, quindi c'è passione, c'è cuore, c'è tutto quello che può essere un tifoso romanista, per cui io sono di parte, quindi, ma anche molto 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 realista, quindi non credo che sia cambiato niente neanche in quel senso. Poi ovviamente se i risultati non arrivano c'è molta delusione. E da tifosa avrebbe fischiato. Io, Da cuore romanista. da Da cuore cuore romanista. romanista, io non sono abituata a fischiare, ma insomma essere delusa sì. Ripeto, quando io ero presidente, amministratore delegato per tanti anni, di me è stato detto tanto, tanto, troppo, a volte ha ragione, a volte ha torto. Quindi oggi io non mi permetto di esprimere pubblicamente anche da dirigente sportivo, perché in questo momento io sono un dirigente sportivo istituzionale, giudizi in tal senso. Penso che bisognerebbe un po' abbassare un po', rasserenare i toni. Mi Le manca Su voi, Totti? Presidente? manca La Roma? la Roma. Non mi manca la Roma, ma la seguo sempre, però sono tifosa, non me ne perdo una, anzi. Su Totti, qual è il consiglio che Rossella Sensi da amica, oltre che da ex presidente, darebbe a Francesco in questo momento, visto che gli anni avanzano, e dire, a volte magari si rischia di andare Di oltre, scegliere. di scegliere con Sempre. col cuore o con la testa? Con tutte e due.